Riscoprire la pace nasce perché per troppo tempo abbiamo visto la parola pace come una cosa lontana. Troppo spesso quando si parla di pace si parla solo di armamenti, chi è a favore e chi è contro. Noi crediamo che i giovani non possano parlare solo di chi è a favore o chi contro le armi, i giovani devono parlare di futuro, per parlare di futuro bisogna parlare di dialogo. Sull'account del Ministero della Difesa ucraino è uscito un video molto particolare di ringraziamento al nostro paese, dove sulle note di Funicolì Funicolà cantata da Pavarotti si intervallavano immagini di caffè, pizza, città, a immagini di missili, artiglieria, carri armati. Non è l'immagine che vorrei che questo paese avesse nel mondo. Abbiamo attivato proprio all'indomani della guerra percorsi di coerenza per dire che l'Italia, con il suo grande patrimonio di pace, è stato citato Antonino Bello, potremmo citare Capitini, Dolci e tanti altri, deve essere un attore terzo di pace e per fare questo deve prendere una posizione chiara, che non è la posizione dell'invio delle armi, non è la posizione di limitarsi a dire retoricamente c'è un aggressore e c'è un aggredito, perché è una banalità, lo si sa, c'è, ma invece di trovare tutte quelle vie concrete di pace, di costruzione della È pace. sbagliato parlare di pace armata prima di parlare di pace. Il tema degli armamenti è un tema che deve venire dopo. La cosa che a me da giovane davvero lascia basito è la difficoltà del mettere la parola pace come parola unitaria, singola, per parlare di futuro. È molto importante che anche e soprattutto i giovani si occupino di percorsi di pace, percorsi per riscoprire il valore e l'importanza del dialogo. Questo è il momento, dopo un anno e più, ormai abbiamo visto che perseguendo questa strategia militare c'è solo un'escalation. Noi vogliamo un percorso di dialogo politico, crediamo sia l'unico che possa offrire una prospettiva di composizione del conflitto, altrimenti la strada è un'escalation incontrollabile, sempre più vasto. Se va bene durerà anni, se va male, nella prospettiva peggiore della distruzione totale, potrebbe durare lo spazio di un E mattino. ora partirà una raccolta firme per il referendum contro l'invio di armamenti in territori bellici. Voi che avete votato contro l'invio delle armi verso Kiev, siete pronti a sostenere questa raccolta firme? Si impegnerà in prima persona? Noi siamo conseguenti ovviamente, qualsiasi iniziativa che possa aiutare, ma non solo le iniziative dal basso, come questa, noi abbiamo assistito di giovani che vogliono dare un contributo per un percorso di dialogo e di pace. Poi dobbiamo lavorare anche perché i nostri governanti a tutti i livelli comprendano che nell'ambito della comunità internazionale è quella la strada da percorrere. Se la Cina, faccio un esempio tra i tanti, arriva la disponibilità a intermediare, a essere intermediario in un processo di dialogo, tu non la lasci cadere per principio, anche se quella proposta ovviamente ha dei punti che non sono accettabili, cerchi di valorizzare i punti che sono accettabili a partire dal riconoscimento del principio dell'intangibilità della sovranità territoriale. I player fondamentali sono Washington e Pechino, ovvio, nello scacchiere geopolitico internazionale, però dobbiamo lasciare a loro la palla. E noi dobbiamo giocare le nostre carte, dobbiamo anzi essere promotori di un percorso e possiamo esserlo.